L'enula, pianta stupenda, strepitosa, anche questa non esisteva a Mogliazze. Inula e lenu, questa qua diventa un bestione di pianta, anche alta 3 metri. È praticamente come una grande margherita, una grande, davvero come il sole, grande margherita. Lo chiamano anche tabacco di montagna perché ha delle foglie enormi che richiamano proprio le foglie del tabacco e tra l'altro si possono anche raccogliere e fumarsene al posto del tabacco, magari con un buon narghilè. Ingegnatevi, procuratevi il narghilè, è quello strumento che usano in tutto il Medio Oriente andando fin verso l'India. Ecco, dalla Turchia in avanti, vedete questi marchingegni che sono praticamente come delle bocce di vetro con dentro dell'acqua e poi c'è una cannula, ecco, che è una parte che si alza eretta e sopra c'è un fornelletto dove ci si mette il tabacco oppure ci si potrebbero mettere anche altre foglie che sono quelle che poi uno si deve fumare, però il fumo praticamente viene filtrato dall'acqua che passa attraverso l'acqua e l'enula, l'inula enelium. In questa pianta che è fantastica, tra l'altro diventa infestante, ma riempito dappertutto, non sappiamo più come fare proprio a eliminarla. Si usano, mentre prima per la cardiaca si usava le sommità fiorite, per l'enula, se si vuole fumare, beh, si usa la foglia, ma invece la parte dal punto di vista fitoterapeutico valido è la radice. Bisogna aspettare che all'inizio primavera, adesso che siamo passati praticamente dall'inverno all'esplosione della primavera, anzi primavera avanzata, adesso le piante, le gemme stanno buttando fuori a tutto spiano la loro forza e il loro vigore e quindi cominceranno a spuntare. Quando sono lì che si vede queste prime punte, punticine color tra il rosso, rossiccio, violaceo e il verde, ecco, si va con un buon piccone, ecco, si raccoglie le parti di radice, si puliscono, si lasciano perdere le radicette piccole e si usa invece la parte più corposa. Cercate di non raccogliere piante troppo vecchie perché sono piene di caverne, piene di terra e tutto quanto. E le prendete, le pulite, le spazzolate bene, che tra l'altro ha un buonissimo profumo, proprio, è profumatissima la radice dell'enula, si usa e poi la si prende, la si fa a pezzi, uno la tritate, la tagliate, poi la mettete nel frullatore e la rendete quasi, non dico in polvere, ma in parti fini e la mettete in infusione alcolica, la gradazione che ritenete opportuno. E poi a posto per le malattie dell'apparato respiratorio, che sia tosse, che sia catarro, che sia bronchite, polmoniti, broncopatie cronico-ostruttive, telangiectasie, proprio chi più ne ha, chi più ne metta, l'enula è una pianta veramente fantastica per le problematiche dell'apparato respiratorio. Quindi si raccolgono, come ho detto, le radici adesso in primavera, in questo mese di marzo è il momento. L'inverno è sempre la stagione in cui si raccolgono le parti sottoterra prima che prendano vigore le parti aeree, che sono quelle che poi sottraggono forze ed energie e risorse alle parti sotterranee. Quindi l'inverno, fine inverno, inizio primavera, radici, gemme. In primavera foglie e quando c'è lo sviluppo fogliare come si deve, fiori quando c'è la fioritura.